Bellezza, grazie mille. Allora, adesso noi ci sistemiamo, Vitto. Eh? No, devi chiedere... Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, faremo un bel viaggio Luca di Verona nel mondo del musical con tutte le canzoni con le canzoni più belle che siamo riusciti a trovare. Di alcune siamo proprio gli interpreti originali, di altre no. Comunque speriamo che vi piaccia la nostra versione. Però cominciamo con un interprete originale. È la nostra signora, la nostra signora del canto, detta anche Silvia Querci. Grazie. Silvia Querci che ha ricoperto un ruolo in questo bellissimo musical dei Pooh, giusto? Sì, sì. Che il 14 marzo del 2003 ha visto la sua prima al Teatro della Luna a Milano. Sì. Il musical era Pinocchio. Era Pinocchio e la canzone in questione è... non ve lo dico. Allora, vi presenterei alla mia destra, oltre lei,
Luca Giacomelli. Che non è per niente amato. E io vi presenterei Vittorio Matteucci. Grazie. Che è meno amato di me. Allora, c'è una cosa curiosa che abbiamo scoperto questa sera, che abbiamo detto prima, il 14 marzo del 2003 ha debuttato Pinocchio, il 14 marzo del 2002 debutta Notre Dame. Notre Dame di Parigi. Notre Dame di Parigi. Ma come Notre Dame? È così, tutte le... ma come Notre Dame? E allora, visto che ha debuttato, che c'ero anch'io, io non farò una mia canzone, ma farò una canzone del poeta, perché è quella che io ritengo la più rappresentativa dello spettacolo, e si intitola Il tempo della cattedrale. Se volete cantare, vai. È una storia che ha per luogo Parigi nell'anno del Signore 1482. Storia d'amore e di passione, e noi artisti senza nome, della scultura e della rima, la faremo rivivere da oggi all'avvenire. È questo il tempo delle cattedrali, la pietra si fa statua, musica e poesia, tutto sale su verso le stelle, su mura e vetrate. Questo è il tempo delle
grazie. Grazie. Ma quanti siete? Oh, beh. C'è stato un musical che ha sconvolto un po' tutto, no? Perché ha messo insieme un sacco di canzoni pop, ha fatto, è proprio un musical jukebox clamoroso, e si intitola Moulin Rouge. Illo, che ha fatto appelloso, canterà una canzone che si intitola, è una canzone di Elton John, altro grande autore di musical, tra l'altro, perché vorrei ricordare soltanto Il Re Leone o Aida, Billy Elliot. Your song. Wow. Canzone che segue è una canzone tratta da un musical che si intitola Dream Girls. Qualcuno di voi ha visto il film? Sì. Bello, eh? C'era quella famosa canzone Listen di Beyoncé, no? Che è diventata anche una hit pop. Silvia ci canta One Night Only. Però dovete sapere che nel 1981 questo musical fu messo in scena per la prima volta,
e solo nel 2006 ne fu fatta la versione cinematografica. Comunque godiamoci questa ennesima interpretazione della mia amica, nonché stimatissima cantante. Veramente, a parte gli scherzi, certo, mi fa venire. Cioè, mio babbo diceva ogni pelo un pippolo. La pelle d'oca, no? Allora, il 23 ottobre del 2003 invece debutta un'opera alla quale io sono ovviamente molto legato, che è Tosca, amore disperato di Lucio Dalla. E voi sapete che, sì, io lo farei, tanto lo sento. Del grande Luzzo, il quale mi diede l'onere e l'onore di poter interpretare un personaggio che è quello di Scarpia, e naturalmente non canterò una canzone di Scarpia, ma canterò la canzone Amore Disperato, che era appannaggio della grandissima Iskra Menarini. Perché sì, perché racconta proprio la storia, la visione di Sidonia, questo personaggio che aveva inventato Lucio Dalla, questa veggente che leggeva nella mano di Tosca il suo terribile destino, amore disperato. Che cosa vuoi sapere? Che mi chiedi non può finire bene. Non può finire bene.
vuole, alle nuvole in catene, non fa più uscire il sole senza vento e senza vela. Il tuo amore non si muove, è fermo come un sasso, che il sangue nelle vene. E amore in mezzo al ghiaccio, è il guanto del potere, un cuore che avviglia. Fece uscire un film al quale io sono particolarmente legato, perché è proprio bellissimo, bellissimo. Io penso che le musiche di quel film siano proprio tra le più belle in assoluto. Il film è La Sirenetta. E questa è una bellissima canzone che è tratta poi dal musical che fu fatto, mi pare successivamente al film, subito dopo il film, e si intitola Her Voice nella interpretazione di Luca. Endless music.
set me free. Come set me. Dopo il successo notevole che ebbe Cats nei primi anni 80, l'azienda Weber McIntosh decise di mettersi all'opera, è il caso proprio di dirlo, e scrisse, infatti debuttò nel 1980, e cominciò a scrivere, infatti debuttò nell'86, Il fantasma dell'opera. Abbiamo pensato di proporvi All I Ask of You, però in una versione, nella versione in italiano, quella del film che tutti poco tempo fa, tutto sommato qualche anno fa, avete visto. Quindi dal fantasma dell'opera, All I Ask of You. Primo duetto. Vedrai volare via, saprò fermare il tempo, portarti nel mio mondo, sempre più tu torni, ma il sole sorgerà, saprai che ti proteggo, ti salvo, ti difendo. Sopra il tuo deserto.
sì, vabbè. Dovete sapere che Silvia ha partecipato anche a questo musical, del quale è pazzesco. Che poi, prima di poterci lavorare, io l'ho vista sempre. Perché io dico sempre che sono il prototipo dello spettatore. Perché vado, ogni volta che c'è qualcosa da vedere, vado. E se vedi uno spettacolo solo, però la vedi perché c'è dappertutto. Comunque, she's everywhere. Comunque, questo spettacolo, io ero molto curioso, uno spettacolo bellissimo, Chicago. Uno spettacolo con Luca Barbareschi, la Maria Laura Baccarini e la Lorenza Mario. A un certo punto arriva questa. Porca miseria. Silvia Segrande! Bravo! Era quello che volevo dire io. Capito? Era il personaggio, ha detto, capito? È anche modesta, ma dove la trovi? La canzone si intitola... Ah, vi ricordo che questo era un musical del 1975, yes, del grande, enorme, incommensurabile Bob Fosse. Yes. Chicago, All That Jazz. C'è una sorpresa, perché questa, ah, sì, ecco, Luca fa il Vittorio, nel senso che non canta una canzone sua, ma proprio non la canta, nonostante che l'opera sia sua, è più sua di così, voglio dire, vero. Qual è l'opera sua? Come? Inarrivabile Mercuzio, no. Questa sera si trasformerà in Tebaldo. Con buona pace e autorizzazione del buon amico Gianluca Grolli. Questa sera abbiamo l'onore di sentire per la prima mondiale, oggi o mai, come se non fosse stato. La donna è la scuola mia, dai, lei mi ha schizzato presto a casa, ti
le sue follie, le sue manie, paure e voglie dei suoi vizi, tutto so, le bionde e le brune, tutte, ma ognuna è un fuoco in me, perché, perché, follia, paura, la carne è strana, il desiderio muta in odio dentro me, con un montecchino io non accetterò, è un matrimonio assurdo tra il vizio e la purezza, oggi o mai, oggi o mai, oggi o mai, oggi o mai, consegnerò il messaggio io, al cuore suo può dire addio, ti ucciderò, no, ti ferirò, come fa lei, la sua leggerezza, tu Romeo pagherai, donna è materia mia, Giulietta, ma un capule ti sa cos'è la dignità, adesso che per lei io brucio nel mio inferno, oggi o mai, oggi o mai, oggi o mai, oggi o mai, gli uomini si battono, i temporali scoppiano, ti ucciderò, no, ti ferirò, come fa lei, la sua leggerezza, tu Romeo pagherai, il cuore grida, è una bestemmia in me, ma provo amore anch'io, assurdo amore è il mio, mettete via l'onore, è il giorno dell'onore, ti ucciderò Romeo, ti ucciderò Romeo, lo giuro a Dio, per ora saprò che ti sfoglio contro. Senti, non la posso presentare io quell'altra canzone? No, perché devo dire una cosa, allora, che questa è tratta da Romeo e Giulietta ed è cantata dal più presente Vittorio Matteucci. C'è un piccolo aneddoto che vi devo raccontare, perché ogni volta che lui canta questo pezzo, io sono dietro le quinte, che insieme a Bianca mi sto preparando per entrare nella scena successiva e quindi ho il tempo di ascoltarlo. Poi mi fermo su uno scalino dove lui esce e passa e tutte le sere mi inchino al suo arrivo perché mi fa praticamente commuovere ogni sera. Questo ve lo voglio raccontare. Una verità, vero Bianca? Vittorio Matteucci, avere te. Avere te, bambina mia, un'altra me, è già poesia, quegli occhi tuoi uguali ai miei, e un giorno poi già donna sei, bambina mia, mi accoccerò, l'uno di un Dio o del demonio, avere te. Green.
chiedo a te. Negli occhi tuoi piangono i miei, nessuno mai dividerà quello che Dio ha unito già. Avere te, bambina mia, quegli occhi tuoi uguali ai miei. Vi consigliamo di vedere, se ancora non l'avete visto. Sappiate che siamo tutto sommato abbastanza vicini, dal 2 di settembre saremo a Parma, quindi venite a trovarci, è uno spettacolo veramente notevole, molto emozionante. La regia di Giuliano Peparini, che voi magari, molti di voi, soprattutto i più giovani, conosceranno per essere il direttore artistico di Amici. Oltre ad essere direttore artistico di Amici, è anche un ottimo, un grandissimo regista, e ha messo insieme uno spettacolo di grande emozione, che vibra proprio, vibra con i nostri cuori e vibrerà anche con i vostri. Quindi vi aspettiamo, se non sarà Parma, magari vi fate un giro a Roma, venite a Roma a dicembre, vi fate il Natale. Dicevo, le musiche, nessuno lo dice mai, che sono di un certo Gérard Presgurvic, che ha scritto quest'opera, e bisognerebbe anche dirlo ogni tanto, perché mi sembra anche giusto, perché se l'opera ha questo successo io ne farei, a queste signore che si nutre soltanto di Coca-Cola, Coca-Cola e basta. Porta, una delle canzoni più belle in assoluto, che è di quelle proprio che ti strappano le mutande, Si innamora già, e la canta Silvia Fer. Solo un passo e poi
Vi ricordate il cartone animato Aladdin? Sì. E la canzone Il mondo è mio? Sì. Vi ricordate che ne ha fatta una versione anche Gigi D'Alessio con... No! Non me lo ricordo, eh? Anna Tatangelo, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio. Però questa sera abbiamo qua me, Luca Giacomelli Ferrarini e Silvia Querci. Tatangelo, il mondo è mio. Pezzo che io personalmente amo moltissimo, e la canta Luca. Il musical in questione è La Bella e la Bestia, era il 1990. Aspetta, il musical in questione era La Bella e la Bestia. Oddio, e si rialzaste anche in piedi, La Bella e la Bestia. Vabbè, non si vede niente. Era il 1991. Questa canzone si intitola Se non so amarla. La mia mostruosità condannerà.
Si chiama non mi ricordo il nome, però Wild Horn, potrebbe corno selvaggio, e ha scritto due operine così. Una è Jekyll and Hyde, e la l'altra è la Primula Rossa, giusto? Adesso facciamo un omaggio a questo autore. Io canterò una canzone, Silvia ne canterà un'altra e Luca ne canterà un'altra. Parto io con, perché questo è il momento, giusto? This is the moment. This is the moment, this is the day, when I send all my doubts and demons on their way. Every endeavor I have made ever is coming into play. Is here and now
today. This is the moment. This is the time. Su YouTube è interessante di David Hasselhoff, che molti di voi conosceranno come il bagnino di cosa? Di Baywatch. Interessante come questi americani sanno fare veramente tutto e lo sanno fare bene. Andatevelo a vedere, è veramente forte. Lui poi tra l'altro l'ha portato proprio al successo negli Stati Uniti. No. Allora, la prossima canzone è la canzone che io preferisco in assoluto, e poi in più me la canta anche Silvia Querci, quindi figuratevi voi. Someone Like You. Sì, è una cosa, preparatevi i fazzoletti. Go by, dream of tomorrow.
Rossa, stesso autore. I don't care what you say.
quindi per chi ancora non lo conoscesse è bello andarsi a vedere anche questo spettacolo, il primo La Rossa, uno spettacolo notevole. E adesso andiamo su un classico dei classici. Marius che la canta questa? Marius, chi ho citato? Miserabili. I Miserabili. Voi l'avete visto? Avete visto quello spettacolo meraviglioso della, in quello che hanno dato al cinema, no? Avete visto Anne Hathaway che cosa è riuscita a fare e come si è guadagnata un Oscar assolutamente meritato, sacrosanto vorrei dire. Questa è una canzone bellissima. Questo ragazzo ritorna al caffè dove si ritrovava con gli altri amici, dove parlavano di rivoluzione, dove parlavano pieni di vita, pieni di idee, ed è solo. Ci sono intorno a tavoli vuoti, sedie vuote, empty chairs and empty tables. Spoken. There's a pain goes on and on. Empty chairs at empty tables. Now my friends are dead and gone. Either talked of revolution. About tomorrow, and tomorrow never came. From the table in the corner, they could leave a war reborn, and they rose with voice. Sì, come fa il finale? Facciamolo tutti. Come fa il finale?
Ale. Allora, il finale parte da qui, sono tre canzoni. Una, due e boh. Memory, Cats. Che Barbara Streisand non ti fa una... No, cosa dici? Brano, un episodio proprio, una cosina piccolissima. Era il 1974, cioè l'anno dopo che uscì questo film. È un cinema all'aperto, a Livorno davano Jesus Christ Superstar. La mia meravigliosa sorella prese questo bimbo di 11 anni e lo portò al cinema. E io fui letteralmente folgorato.
E quindi direi che Jesus Christ ci ha messo un bel carico per farmi intraprendere questa professione, e soprattutto direi questo mestiere, e soprattutto direi in quel caso il Giuda, che per me è stato un riferimento unico, soprattutto per una voce come la mia, perché io già a 4 anni avevo una voce così, non sapete. Parlavo così, ciao mamma. Ecco. E invece Luca ci regala uno dei pezzi. Anni avevo già la voce così. Luca ci regala questa cosa che mi farà molto felice e farà felice sicuramente anche tutti voi. From Jesus Christ Superstar, nel ruolo di Jesus. Luca in Getsemani. I have to see my Lord. Why?
No, no, nel senso, no, a noi, mi sta anche bene che ci sta. Allora, prima di fare l'ultimo brano, volevo salutare una nostra amica. Sì. Questo è perché? Perché la volevo salutare? Perché, anche per dimostrarvi che la verità è questa, che noi ci si vuole bene. Parecchio anche. E tanto, la nostra amica si chiama Barbara Cola ed è sicuramente la vedo. Eccola là. Mia moglie! Mi è venuta a trovarci, ma vi rendete conto? Barbara Cola, una grandissima interprete, un'attrice straordinaria! Grande voce! Grande, 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 grande! Grazie Barbara, grazie. Però si sentiva il sostegno, devo dire. Allora, bene. Allora chiudiamo con questo brano. C'è un Grazie. Vorrei ringraziare tanto Matteo Salerno e Matteo di cui non conosco il cognome, i due Matteo, le due colonne insomma che ci hanno voluto qua e che hanno permesso che questo concerto fosse possibile. Poi vorrei ringraziare moltissimo per il lavoro pazzesco che ha fatto Roberto Magnanelli. Perché in pochissimo tempo, voi forse non vi rendete conto. Abbiamo anche un altro amico qua, abbiamo Manuel Bianco, anche lui è stato della nostra yes! famiglia, di Romeo e Giulietta. Allora facciamo sta Seasons of Love. Yeah.
grazie, grazie. E tutti voi, grazie a voi, grazie, grazie Mattei. Grazie. Grazie anche ai fonici, grazie a grazie tutti. Grazie mille a tutti. Manuel, vieni su, dai, si rifà questa. Manuel, e anche la Manuel, Barbara. Barbara, vieni, vieni. Barbara! Manuel. Grazie a voi.